Tutti noi abbiamo una passione per qualcosa, qualsiasi cosa. C'è chi tra tutte queste infinite possibilità ha un desiderio irrefrenabile di viaggiare. E quando dico irrefrenabile, intendo dire come qualcosa di cui realmente non si riesce a fare a meno. Una voglia esagerata di viaggiare, a tal punto da diventare un modo di vivere. E tutto questo è riassumibile in un'unica parola: Wanderlust. Milano. Siamo nel periodo in cui tutti non potevamo mettere piede fuori casa e Klaus decide di rilasciare un video dedicato a un progetto nato tra le mura di un club con l'intento di spingere gli spettatori a viaggiare con la mente. Il progetto si chiama Wanderlust e reincarna perfettamente il significato della parola. Nasce con l'obiettivo di valorizzare l'Italia, cercando di far avvicinare la nuova generazione con un approccio nuovo e creativo. Qualche mese dopo, sul canale ufficiale di Wanderlust, viene rilasciata Cortina. Dopo il rilascio di Cortina, il progetto Wanderlust ottiene grande visibilità, sensibilizzando ed esaltando in modo sempre più concreto le bellezze che abbiamo in Italia. Ad oggi Wanderlust, da un singolo individuo, è diventato un gruppo di persone. Persone giovani con grandi obiettivi. Etichetta discografica, organizzatori di eventi e brand. È una realtà che spazia su molti campi, con uno stile definito e riconoscibile, lasciando sempre quell'impronta di sensibilizzazione nei confronti di ciò che ci circonda. Un giorno Tudor Klaus mette questa storia dicendo che serviva qualcuno che conoscesse qualcun altro dentro il 1900. Io in quel momento non lo seguivo, però mi hanno mandato quella storia tramite degli amici, io gli ho risposto e abbiamo organizzato per la tesi del Museo del Novecento, quindi per la mia tesi, questo video dentro il Museo del Novecento, che è il primo video di VSF dentro Wanderlust. Insieme siamo riusciti a creare questa cosa in meno di una settimana, per cui io ho scritto dopo 5 giorni, eravamo lì dentro il Museo del Novecento a registrare questo video qua. Cioè non è che mi sono avvicinato, ma è proprio nata insieme, quindi è stata una cosa un po' appunto casuale che non mi aspettavo, non conoscevo, non avevo tra i miei obiettivi di fare questa cosa qua. E quindi da lì in poi siamo partiti ed è andato avanti in questa base. Lui aveva l'idea di fare questo progetto qui, quando mi ha conosciuto aveva delle basi su cui partire e poi diciamo di base gli ho stravolto tutta la parte soprattutto di identità, quindi lui era arrivato con un font bruttissimo, un logo bruttissimo, ciao Tudor se va bene, ma tanto lo sa perché io lo dico sempre, perché il Museo del Novecento in realtà per lui
era l'obiettivo alla fine di Vanderlust, invece il Museo Novecento ha segnato l'inizio di Vanderlust, quindi è stato un bel colpo di base perché appunto per lui il Museo Novecento era l'ultima tappa da fare dentro Vanderlust. Voi siete passati a Cortina, in un certo senso vi siete affezionati. A Cortina? Ma un po' sì, cioè nel senso Cortina è stato un po' la invece il coronamento di un DJ set gigantesco. Lì c'erano di ballo appunto tutta la parte di logistica, tutta la parte di luci, tutta la parte di set, problemi legati al freddo, appunto il nostro progetto gigante, perché poi è stato appunto coinvolto anche Jacopo Ricci, che è un light designer molto forte, cioè tante personalità anche lì molto diverse. Abbiamo fatto la prima giacca tecnica, che è stata un successo anche quello, quindi è stato un po' il primo vero Vanderlust e ci siamo super affezionati perché, a parte che vabbè, è una delle date più iconiche a noi, siamo tanto legati alla montagna, poi Vanderlust è anche un collettivo di ragazzi che ha bisogno di scoprire e di viaggiare, e la montagna è un po' secondo me il paesaggio perfetto per i Vander, tutti quelli che girano intorno alla nostra comunità. Sì, più anche come gruppo, come collettivo, cioè perché fare le zone che insomma non sono una sera. Sì, cerchiamo di comunicare al meglio una parte del territorio, ma sia a livello proprio territoriale sia a livello di botteghe, cioè proprio c'è tanta ricerca sul territorio, proprio sia come territorio sia come persone che abitano il territorio. Dicevo che a Venezia, oltre a fare il DJ set in Punta della Dogana, che è forse il mio preferito, abbiamo fatto una comunicazione tutta pre e post evento su appunto sensibilizzazione del territorio e artigiano e cultura, arte, qualsiasi cosa, dove tramite veneziani, amici e conoscenti del posto siamo riusciti a entrare in certe dinamiche che se non sei veneziano non riesci a vedere. Poi volevo chiederti una roba un po' filosofica. Chi secondo te si può considerare un Wanderer? Allora, secondo me devi essere curioso, devi essere un po' vicino al mondo non tanto dell'arte ma un po' della scoperta, cioè della cultura in generale, cioè devi sapere cosa facciamo, come lo facciamo e perché lo facciamo così, cioè non deve essere una scoperta passiva ma deve essere una scoperta attiva. La base di tutto è la curiosità, che ti porta poi a scoprire perché un prodotto è fatto così. Poi ovviamente noi siamo tanto vicini al mondo della montagna, però questo non implica che tu devi andare in montagna per essere un Wanderer. Ultimissima cosa, farete mai un evento solo Wanderlust in cui comunque inviterete del pubblico? Questa è una bella domanda. Spoiler, sì, li stiamo cercando già di organizzare, perché poi quando subentrano le persone, perché noi prima non l'abbiamo detto, ma Wanderlust per ora è registrato tutto solo senza persone, quindi c'è questo DJ set dove ogni traccia di solito è collegata a un movimento artistico o a un quadro o a un pezzo della città in cui siamo lì a registrarlo, e sensibilizziamo al 100% l'arte e la cultura e la musica, quindi le persone non ci sono mai dentro il DJ set. E quindi diciamo che arriverà prima o poi l'invito a tante persone, ma non è molto lontano come cosa, quindi è una delle prossime cose che spoiler si faranno.